La Morani ha fatto bene a dire che in legge di stabilità è stata accolto una parte dell'emendamento presentato dalla Lega e che hanno loro accolto. Peccato che non hanno voluto accogliere quella parte dell'emendamento che diceva sistemi di sicurezza anche nei negozi e negli esercizi commerciali. Quindi nel caso specifico la farmacia del signore è esclusa da questo No, provvedimento. poi Noi l'avevamo chiesto, diranno voi il avete detto no. superammortamento, che è un'altra Avete roba. detto no. Quindi intanto questo No, per vale completezza l'ora della misura, dell'informazione, aveva per completezza le telecamere. C'erano, dell'informazione. no, le telecamere Se del le pagate lui non signore. avrà Sì, alcun ma incentivo. c'erano, Detto non le avrebbero questo, però salvato la rispetto ai vita. servizi che abbiamo visto, a me piange il cuore quando vedo persone come quelle che avete mostrato questa sera, un ex poliziotto, un servitore dello Stato, una persona che lavora da una vita e che ha subito più di 30 rapine, si siano quasi dovute giustificare della difesa che hanno giustamente fatto della propria vita, dei propri cari, della propria casa, della propria proprietà. Dico una cosa e lo dico senza proprio remore. Per me la difesa è sempre legittima e quando vedo che ci sono persone che muoiono perché uno Stato non ha saputo vigilare, vedi quello che è successo drammaticamente a Terni, io lo dico con sincera onestà, mi vergogno di far parte di questo Stato. Perché la sicurezza è un diritto, così come è un diritto la casa, così come è un diritto un lavoro. Ed oggi purtroppo questo diritto sembra non essere più dato ai cittadini. Vado in Quindi in tal pubblicità. senso la legge di cui parla la Morani, primo Via. firmatario Nicola Molteni della Lega, che è stata depositata il 18 febbraio Ce ne sono 2015, diversi i disegni di legge. dopo, 18 febbraio Sono 2015, diversi. per fortuna l'hanno Sono. iniziata a discutere. Io mi auguro che ci mettano velocemente 2 giorni per approvarla. Perché questi signori non possono finire dalla parte di chi ha torto, perché loro hanno ragione e hanno avuto ragione a Vado in difendersi. pubblicità e subito dopo.